Vi presento la mia bicicletta. È una Rock Rider 5.3 della Between. Ho comprato questa bicicletta usata da un ragazzo di Bergamo. Allora, questa bicicletta viene venduta dalla Decathlon intorno alle 450-500 euro, non ricordo bene. L'ho comprato usata di qualche mese, 7-8 mesi, a metà prezzo. Ho deciso di acquistare questa bicicletta in quanto ha delle caratteristiche che reputo siano indispensabili per poterla utilizzare in un viaggio. Allora, prima cosa, è ammortizzata solamente davanti, cosa che ci permette di montare un portapacchi. Allora, la Between fa biciclette che sono già predisposte per poter montare i portapacchi, ossia sul telaio sono già presenti i fori, questi dove praticamente fissare il portapacchi. Su altre biciclette invece bisogna usare degli accorgimenti. Poi ha la possibilità di fissare due borracce. Nel mio caso ho due borracce da 1 litro l'una, 2 litri d'acqua. Ha un cambio SRAM per 9. Allora, un cambio posteriore per 9 lo reputo indispensabile per salire delle salite ripide, soprattutto considerando che bisogna portare del bagaglio. Cosa molto importante è la forcella anteriore che è ammortizzata. Ha praticamente una forcella da 100 mm, quindi molto resistente, e qui davanti a sblocco e blocco delle sospensioni, cosa che permette di rendere rigida la sospensione in caso di salite, in quanto se noi avessimo una bicicletta con ammortizzatore frontale che non si può bloccare, nel momento in cui dovessimo portare del peso dietro, siamo costretti a portare il nostro peso in davanti e ci troviamo in difficoltà nell'affrontare le salite. Poi freni a disco. Per quanto riguarda i freni a disco, ho dovuto acquistare un portapacchi apposta, in quanto bisogna montare dei portapacchi che abbiano la barretta piegata così per i freni. Comunque sono ottimi come freni. E a proposito degli ammortizzatori anteriori, praticamente questo tipo di ammortizzatore ha una valvola qua in fondo che permette di rigenerarli. Quindi come bicicletta, a livello di qualità-prezzo, penso che sia ideale. Per quanto riguarda le saldature del telaio, mi sono documentato su molti siti e dicono che sono valide. Il telaio è un telaio molto resistente. Quindi niente, questa qua è la mia bicicletta.
Come avete potuto vedere, attaccare le borse è stata una cosa molto facile. Allora, praticamente le borse posteriori hanno questi agganci rapidi, come ho già fatto vedere in un altro video, e hanno questi cavi. Questi cavi si possono legare al portapacchi in modo tale di essere fissati. Dietro la bicicletta la si vede così. Ha i due stemmi posteriori catarinfrangenti della casa produttrice. La borsa anteriore ha praticamente il portacartina. Davanti è fissata tramite questo cavetto. Non so se si vede bene. Che praticamente impedisce che questa borsa possa venire giù. Basta aprire la borsa, mettere all'interno la bretella e chiuderla e si è pronti per partire.